Allora, Luca Mic, contro il Fondi, 45 minuti, la partita in cui hai giocato di più, fondamentalmente, in questa stagione. Come stai vivendo questo momento che, insomma, vede l'attacco un pochettino sguarnito, anche aumentare le tue possibilità, però non sei ancora riuscito a partire da titolare. Ma sicuramente mi ha fatto piacere giocare un po' di più, visto che fino ad ora in campionato non ho giocato tanto. Ci sono le assenze importanti, quindi si trova più spazio e potrebbe essere una buona occasione in queste partite che sono rimaste qua per partire titolare ovviamente. Domenica, ultima partita del girone d'andata contro la Paganese, ancora qualche assenza in attacco, il dubbio Infantino, quindi la possibilità per te magari di partire dall'inizio. Che messaggio lanceresti a Dionigi? Ma nessun messaggio, abbiamo avuto tanto tempo di preparare sta partita. Io mi sento bene, sono allenato bene, quindi mister deve decidere chi inizierà la partita. Come sta vivendo questo momento la squadra? Due vittorie di fila, una posizione playoff finalmente riagganciata e una generale condizione anche dal punto di vista delle prestazioni che sta man mano crescendo. Voi nello spogliatoio come state? Anche a livello mentale? Sicuramente stiamo tutti molto bene, si vive cioè si vive più tranquilli, si allena meglio, si ride di più, ma siamo consapevoli che qua bisogna fare sempre bene, non dobbiamo, cioè, non so come spiegare. Abbassare la Sì, tensione, abbassare dici. la tensione, basta. 2 mesi di lavoro con Dionigi, che cosa ti ha sorpreso di più dei metodi di lavoro del mister? Ma insomma, sì, abbiamo fatto tanta forza fisica, penso che anche si vede, quindi più questo. Visto che prima si faceva un po' meno. Sono molto organizzati, cioè pure questo ci dà una mano, quindi preparano bene le partite e in ogni momento sappiamo cosa dobbiamo fare. Paganese in casa, squadra che deve salvarsi ma che viene da un buon momento e che ha vinto 3 partite in campionato, tutte e 3 fuori casa. Quali insidie potrebbero esserci secondo te in questa partita? Non lo so, io non le vedo, visto che pure noi dopo tanto tempo abbiamo fatto 2 vittorie di fila, quindi si respira un'aria diversa, ci sentiamo forti, se giochiamo in casa nostra abbiamo i tifosi qua, quindi non vedo nessuna difficoltà. Se a gennaio il Novara dovesse dirti: Antonio, abbiamo trovato una squadra dove puoi giocare con più continuità, tu che diresti? Su questa domanda non so risponderti. Va bene. Grazie a voi.